L'organizzazione esiste dal 2006, in 14 anni ha fatto uno sviluppo incredibile perché abbiamo accompagnato il pescatore a diventare imprenditore responsabile di se stesso, del prodotto, ma anche del mercato dove si pone. E insieme si va lontani. Stiamo cercando di penetrare il mercato direttamente, senza intermediari e, come ben detto prima, nella formula che il mercato vuole. Non bisogna ostinarsi a stare sempre nelle proprie posizioni, bisogna inseguire il mercato. Io penso che da qui in futuro, nei prossimi 10 anni, riusciremo a diventare un bel protagonista del mercato dell'ittico in Italia e all'estero. Il core business della nostra organizzazione è la pesca della vongola di mare, ovvero la camelia gallina. Tutti i giorni raccogliamo, i nostri pescatori raccolgono 30-40 mila chili di prodotto che conferiscono a noi. Ci occupiamo naturalmente anche del fasolaro, del canastrello bianco, della capasanta, del canolicchio, tutti i prodotti, diciamo, della gamma dei molluschi bivalvi. Noi siamo stati coinvolti all'interno del progetto Interreg Pricefish come partner perché abbiamo una certa esperienza di gestione, abbiamo avuto modo di segnare il passo nel settore della pesca. In Italia godiamo sinceramente di un buon riconoscimento in termini gestionali. Raccogliamo numeri importanti di associati. Ma penso che siamo interessanti come best practice, ovvero come linee guida acquisite grazie anche alla certificazione ottenuta, perché l'abbiamo veramente messa in campo. Non è solo un pezzo di carta che rimane in cornice, ma che effettivamente ci impegna anno per anno ad alzare l'asticella della qualità, diciamo, della pesca, e che in qualche modo possiamo, visto che l'abbiamo provata, possiamo anche magari consigliarla agli altri. Per cosa? Per dare il giusto valore aggiunto, insomma, ecco, della pesca, perché il pescatore fa bene il suo lavoro, ma è anche giusto valorizzarlo naturalmente anche poi nel mercato. E con Pricefish, sui vari, diciamo, sulle varie azioni del progetto, ci stiamo impegnando a migliorare la selettività dell'attrezzo da pesca, ovvero ridurre l'impatto sulla risorsa a mare, perché noi raccogliamo il prodotto commerciale, ma contestualmente rilasciamo il prodotto che non è di taglia commerciale, e quindi ridurre l'impatto su quell'esemplare, ridurre lo stress che può subire il mollusco che poi viene destinato al mercato, quindi in questo caso aumentare i giorni, la shelf life del prodotto. E ci siamo impegnati naturalmente a migliorare anche la conservazione del prodotto a bordo con la cold chain, a temperatura controllata. Quello che adesso spetta è migliorarci nell'attività di pesca o nella metodologia o nell'attrezzatura anche di selezione a bordo per causare meno stress al mollusco. E cercare naturalmente di migliorare anche la catena del freddo direttamente dalla pesca, quindi dotare le nostre imbarcazioni di determinate celle, mini celle, insomma, per la conservazione del prodotto, affinché si abbia una filiera controllata anche per quanto riguarda la temperatura. Il consumo del prodotto ittico subisce giustamente di quelle che sono le influenze delle opinioni, giustamente di chi si preoccupa delle risorse, dell'ambiente. D'altronde noi raccogliamo una risorsa che è pubblica, ma dobbiamo dimostrare che lo facciamo in maniera sostenibile, in maniera matura. Quindi non è solo raccogliere un qualcosa che è di tutti per poi trarne un profitto, ma garantire a me, a mio figlio e a mio nipote, che nel futuro, tra 20 o 30 anni, ci sia ancora quella risorsa disponibile, magari anche di più.
Naša misija i vizija razvoja naše županije u smislu ribarstva je da potičemo odgovorno i održivo ribarstvo, inovativno na način da ostavljamo našim budućim pokoljenima čisto i more koje će davati i dalje dobre proizvode, a ujedno će biti i resurs koji ćemo koristiti mi građani ovog područja u svrhu i rekreacije i turizma, ali i života na moru. I don't know if any of you remember that. And then I actually started working with a composer in China. Dakle, mi volimo reći da je Zadarska županija najribarskija županija u Republici Hrvatskoj. U svakom slučaju to je potkrijepljeno nekim brojkama. Znači preko 80% uzgoja plave ribe, 70% bijele ribe se nalazi na području naše županije. Uz to naši ribari ulove preko 50% ukupnog ulova u Republici Hrvatskoj i to nam daje za pravo reći da smo najribarska županija. Dakle, Zadarska županija već dugi niz godina sudjeluje u Interreg programima preko granične suradnje na poziv Bolonjskog sveučilišta i nekih naših vanjskih suradnika. Priključili smo se projektu koji ima 14 partnera, 8 iz Italije, 6 iz Hrvatske. I mogu reći da je zadovoljstvo sudjelovati u tom projektu jer na ovakav način jačamo samu županiju kao administrativno jedinicu, a s druge strane dajemo jedan prijenos znanja našim ribarima i ribopreživačima i tako podižemo konkurentnost našeg gospodarstva. Zadarskoj županiji inače je bitan razvoj inovativnih proizvoda. Dakle, jedan od glavnih ciljeva ovog projekta su inovativni proizvodi kako u Zadarskoj županiji, tako i na drugim područjima gdje se ovaj projekt provodi. Jedan od produkta ovog projekta se događa na našem području u ribarskoj zadruzi Omega 3, dakle, kroz inovativni projekt korištenja pumpi koji se do sada koristio više manje u akvakulturi, pokušat će se dobiti kvalitetniji samim time i inovativniji proizvod i na takav način ćemo nastaviti pomoći našim toj ribarskoj zadruzi da dobije proizvode premium kvalitete i na takav način budu i konkurenti na svjetskom tržištu. Opet smo došli do jedne spoznaje da način na kako mi vadimo tu ribu iz mora, iz mreže, nije dovoljno dobar i da se tu jako puno ribe uništi, jer starim načinom vađenja ribe iz mora dolazi do pritiska na ribu i normalno da se te krv u ribi istiskuje u škrge ribe i onda je riba podložna kvarenju. Što se tiče napora ljudi, to je neusporedivo. I ne samo što se tiče fizičkog rada, nego sigurnosti. Jer vi na stari način, kad je loše vrijeme, grubo vrijeme, to, znate kako to dođe? To ta porara leti vamo i tamo, može doći, može ozlijediti ljudi. U ovom slučaju to se ne može dogoditi. To jedan čovjek s tim radi, imate daljinsko upravljanje i nema tu, samo stani pa gledaj kako to ide. Malo smo putovali u Španjolsku i u Francusku i došli do ovih pumpi koji sada imamo i to se po meni pokazao pun pogonak.
za tu ribu izvaditi iz mreže, mi više ne trebamo tu ribu ono puno osušiti ili stisnuti. Tako da riba praktički u mreži živa i ona praktički živa dođe u baju. Ove pumpe koje mi sad imamo, one su prvenstveno namijenjene za... tehnologije gdje vi de facto zaledite ribu i održite je u onim bitnim karakteristikama kao da je svježa. Tu smo zahvalni ulasku u Europsku uniju pred pristupnim fondovima mogli tako zahtjevni program izrealizirati. Sam pogon je impresionan sam po sebi, za nas posebno, jer on, ne znam, ako idete ga sad napraviti, to je neki desetak miliona eura. Desetak miliona eura je strašno velika cifra ako polazite od nule, apsolutne nule. Stvoriti povjerenje bankarskih institucija, kupaca, potrošača i dignuti to na visoki nivo, to je stvarno zahtjevan zadatak. Ali evo, mi računalama smo uspjeli u tome, smisao da vi morate stalno napredovati. Inače, tržišna ili zapadno kapitalistička tržišno okruženje, vi nikad ne možete stati. Morate stalno ići naprijed. Da bi išli naprijed, vi morate biti proaktivni. Tražiti znanja, tražiti savršavanja. Nama de facto pogon, kad smo ga otvorili 12. 13. godine i sada, apsolutno nije isti. On je doživio tu istu transformaciju. Manje radnika, brža manipulacija, zdravlje, bolje sačuvana riba, a ujedno vršimo edukaciju naših ribara. Kroz Price Fish se nameće i dio unapređenja samog programa proizvodnje. Tako da ćemo mi vjerojatno u budućnosti imati više zastupljeno tišenje srdele bez glave. Hai un coso di idee adesso iniziamo. Se hai un volantino di Price, se non ce l'hai. No, no, ne serviva uno perché da leggere cosa c'è. Intanto che c'è una cosa. No, no, è boh. Andate a finire Michele. Di là. Vedi. Ok, perfetto. Bravissimo. La Petra non vuole intervenire. Non vuoi portare il tuo contributo di donna? Vediamo il contributo come donna. Sì, d'accordo.
Sì. Pronto? Ancora? C'è il microfono acceso ancora? Io non credo di averlo acceso. Allora, dai, se dentro no, cominciamo, ragazzi. L'hotel va benissimo. Intanto riempi di posti, cioè. Avevo bisogno, mi stava facendo un cenno. No, ok. Bisogna allora preparare, però. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Iniziamo un po' in ritardo. We are running a little bit late. Ah, sì, mi chiamo.
Buongiorno, iniziamo con un qualche ritardo, ma abbiamo innanzitutto visto un po' dei video che hanno caratterizzato il progetto Priceless, un progetto molto importante per Italia e Croazia e soprattutto un progetto molto importante per il settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare il progetto, come abbiamo potuto vedere anche nella giornata di ieri, in cui abbiamo affrontato il problema della sostenibilità rispetto agli stock idrici e nel pomeriggio invece abbiamo visto le possibilità di valorizzazione dei prodotti tipici della pesca attraverso le certificazioni, attraverso la possibilità dei marchi per capire se effettivamente questa è una risposta o meno alla necessità di identificabilità che il pesce dell'Adriatico ha sicuramente molto impellente come esigenza. Questo perché? Perché il pesce dell'Adriatico è uno dei prodotti ittici con le migliori qualità organolettiche presenti nel vario panorama dei prodotti ittici mondiali. Questo è riconosciuto da molti buyers che ricercano proprio il prodotto ittico dell'Adriatico per poter avere un prodotto di eccellenza. Questo prodotto di eccellenza però spesso e volentieri viene scivola nel mare magnum dei prodotti ittici generali e viene mischiato e confuso con prodotti provenienti da molte altre parti del mondo, di cui non mettiamo in discussione certamente le qualità e la salubrità, we of course believe that they are also of good quality and healthy, but they are not fair to the great value that our product has in the Adriatic, and specifically, they're not fair a quello che è il valore che i pescatori hanno danno al proprio lavoro, mi scuso con l'interprete, non danno giustizia al lavoro che i pescatori fanno nelle sponde dell'Adriatico. Oggi i pescatori dell'Adriatico, sia da una sponda che dall'altra, sono fortemente ridotti. Le politiche comunitarie hanno cercato di ridurre le flotte un po' in tutta Europa e sicuramente nell'Adriatico questo ha creato qualche scompensazione necessità di riallinearsi dal punto di vista economico e della produzione. Oggi quindi è necessario fare una riflessione diversa su come gestire la filiera nel futuro e su come nel futuro cercare di dare una risposta al mantenimento del mestiere del pescatore sulle sponde dell'Adriatico e soprattutto cercare le nuove risposte per l'acquacoltura che oggi ha anch'essa necessità di un ripensamento legato alla sostenibilità della stessa. La filiera. Sicuramente oggi vorremmo parlare della filiera intendendo capire con i nostri ospiti come riuscire a fare filiera, cioè a creare una strada in cui tutti i protagonisti possono lavorare assieme, possa dare una possibilità in più al nostro pesce e alla, soprattutto alla riconoscibilità da parte dei consumatori del pesce adriatico. Filiera quindi comporta la pesca, comporta la selezione, comporta la trasformazione, comporta la vendita, comporta il consumo e la vendita diretta al consumatore, nonché anche quella che è la trasformazione ultima finale. Quindi una varia ampia gamma di protagonisti che certamente se messi in rete
possono contribuire a creare una nuova realtà che dia appunto maggior valore all'Adriatico. Ne parliamo oggi con Alessia Cariani, che è la project manager del progetto PriceFish, del lead partner che è l'Università di Bologna, con Miso Pavicic, che è dell'Istituto Oceanografico di Spalato, che è forse il più antico oceanografico, se la gioco con quello di Rovigno, credo. I think it's one of the oldest, sono fra i più antichi istituti oceanografico che c'è nell'Adriatico, con Igor Cecic, che invece è di un altro istituto scientifico Cecic, molto importante, anch'esso di lunga tradizione, un istituto oceanografico di Trieste, OGS, che in realtà OGS, which spazia un po' su tutto il mondo, is a little bit everywhere around the world, che si occupa anche di oceani, si occupa di polo, hanno anche una nave importantissima oceanografica che è la Laura Bassi, che è forse uno dei gioielli della ricerca italiana. Direi forse mondiale, I would say a fantastic world proprio alla ricerca e allo studio delle situazioni, because it looks at the different per monitorare situations le realtà, that control different realities oceani, both in the ma oceans che in realtà the hanno dedicato una buona parte di studi proprio anche all'Adriatico e sono partecipi in questo progetto. Fra l'altro, Igor rappresenta veramente un ponte, Igor actually di Pola, he's from Bologna. He has worked in Trieste and l'essenza della Adriaticità, ovvero di quello che noi riteniamo la collina dell'Adriatico. Alla mia destra invece abbiamo Pietro Roculo dell'Università di Bologna, che si occupa di qualità dei prodotti, fondamentalmente quindi di come la scienza possa aiutare i prodotti nella self-line, nella trasformazione e quindi anche in una maggior valorizzazione. Ne parleremo poi con Alberani, che è dell'Istituto Remo Brindisi, un istituto molto importante nel panorama dell'istruzione della formazione emiliano-romagnola, perché è l'istituto che oggi ha un po' sostituito quelle che erano le varie situazioni che rimanevano al mare in varie parti, istituti scomparsi e altro, e oggi è l'istituto, è il polo della formazione sulla pesca e l'acquacultura, e quindi è l'istituto che si candida ad essere un po' il formatore dei nostri, speriamo, ci auguriamo, il formatore dei nostri futuri operatori della pesca e dell'acquacultura, oltre che anche chi vorrà poi fare attività legate al mare. Allora io partirei proprio da Spalato e da Izor per capire un po' la situazione croata, tutta dell'area dalmata, sulla pesca e su quali sono anche le criticità che oggi incontra la pesca in Dalmazia e soprattutto, dato anche il vostro sistema di studi che hanno un approccio scientifico ma anche economico, anche se la principale valutazione è quella scientifica, se ci sono delle criticità che possono essere risolte proprio in un accordo generale che possa portare a far incontrare i produttori con i commercianti di prodotto, quindi pescatori e i commercianti, in una nuova forma che possa dare un valore aggiunto maggiore al prodotto, ricordandoci che il nostro slogan come progetto è proprio quello: pescare meno, pescare meglio per guadagnare less, di più, in un'ottica di sostenibilità. More. Prego. Always regarding prego, sustainability. Okay. Hello, everybody.
I'm Misha Pavicic from the Institute of Oceanography and Fisheries in Split. So it's very nice to be here at the Theology Conference on Prize Fish event. So at our institute, we are doing research about fisheries and qui con voi oggi. Poor seine fishery, trolling fishery, rappresentare small scale fishery. I've worked in a laboratory anche for ichthyology and coastal dimensioni. Fisheries. So, nel mio paese, principalmente noi abbiamo a che fare con pescatori di piccole dimensioni, appunto, che lavorano con tecniche di pesca anche passive, con diverse tecniche e diversi strumenti. E noi abbiamo proprio questo compito di landings of different species. So we are doing it to make a stock assessment and to assess the status of fisheries and species in the Adriatic Sea. Also, we are doing genetic work to assess the traceability of fish. C'è stato un problema con la traduzione. Grazie di misso. No, no problem. Better for technical reason if you speak Croatian instead of English. Dobar dan svima, sada ću ponoviti. Good morning everybody. Ovo što sam rekao, znači dolazim iz instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. So I'm coming from the Oceanographic Institute in Spalato. Radim u laboratoriju za ekologiju i priobalni ribolov, gdje se bavimo znači istraživanjem ribarstva i alata. To je ribolovni alata, kao što su mreže, stajači, vrše, parangali. Fishing like također na institutu im postoje laboratoriji koji se bave plivaricama, znači malom plavom ribom. And we also have some laboratories kočama, to jest kočarskim ribolovom. And troll techniques. Dio našeg posla je monitoring ribarstva part of our work is mainly focused on ostalih, monitoring vrsta, fishing activities and fish catches for all my fishes. Vrsta so we basically moru. Carry out stock assessment dio našeg, on the Adriatic posla Sea. Je, radimo part također genetska istraživanja s pomoću kojih se može utvrditi porijeklo analysis. To jest in order to understand, for example, identifikacija vrste, what is the origin and the identity of the species, da se može znači vidjeti koja je vrsta i da se ne bi došlo u lancu proizvoda, da se ne bi pogriješilo sa brendiranjem. In order to avoid possible mistakes in the supply chain, the branding, and the use of these fishes as well, we also focus on some specific research with our institute. And as you may know, the institute in Spalato is an historical institute. It's maybe the biggest one in Croatia, focusing on sea activities and ogni tanto si sente raccontare che molte delle esempi della pesca delle sardine finisce per gli impianti di allevamento del tonno. Actually, e questa è una realtà che effettivamente crea dei problemi allo stock delle sardine oppure se è controllato and, meno il prodotto che viene utilizzato per incrementare, usato to, come mangime, fra virgolette, per gli impianti di animals, for example. So di tonno, how are you managing this situation? Rispondi Igor, prego. Chi vuole? U Hrvatskoj znači imamo dosta uzgajališta tuna
gdje se uzgaju tune i srdele, znači iz plivaričarskog ribolova se koriste za hranjenje tuna, to jest kada se ulove ribe koje su manje dužine, koje nisu za komercijalnu upotrebu, za prodaju, znači one idu u prodaju za hranjenje tuna na uzgajalištu. To feed Igor Cević iz Instituta za oceanografiju u Trstu. Okay, I'll continue on. Dakle, osim što sardele idu u hranidbu tune, to može biti problem kao i ne, jer u protivnom This may be an issue, but it's not always the case, actually, because otherwise those fish and sardines would have been wasted, ali na ovaj način eventualno mogu biti isto i korištene u pozitivne svrhe za uzgoj. Naravno, problem je što da bi vidjeli da li je efekt negativan ili ne na populaciju sardina, treba napraviti cijelu evaluaciju. Znači, ono što je važno u ovom slučaju je jedna stvar koju smo pričali, to je sljedivost i traceability svih ribarskih aktivnosti i da se svaka ta aktivnost kvantificira i da se understanding and quantifying as well what is the impact of each one of these activities in order to understand what is the impact, the effect on the anchovies or sardine stock, for example. Isto za dohranu. Tako da to možemo procijeniti putem stock assessmenta, a isto recimo ako mi radimo u Trstu koji zajedno sa našim kolegama iz Splita je i ekološki pristup ribarstvu, znači putem kreiramo ekološki model cijelog Jadranskog mora, smo razvili i u sklopu projekta Price Fish Diversity i na taj način vidimo stvarno da li je efekt pjeđora koji si rekao negativan ili ne. Ali naravno za to trebamo razviti još malo bolju suradnju sa proizvođačima, ribarima i cijelom filijerom. Ono što je važno reći je da Hrvatska je uvela sljedivost svojih ribarskih proizvoda, pogotovo za tunu. Znači svaka tuna ima jednu svoju markicu koja se identificira tokom daljnjeg prodajnog lanca, tako da se održava ta sljedivost i traceability. I ako niš drugo, daje se neka dodatna vrijednost našem jadranskom proizvodu. To the consumer an added value and also to the Adriatic product. Yes. Alicia Cariani, Alicia Cariani dell'Università di Bologna. Come ho detto, è stata il project manager del progetto, quindi può parlarci di quanto, secondo lei, questo progetto, come anche altri progetti, possono influenzare le politiche delle amministrazioni pubbliche e stati che vanno poi a trattare a Bruxelles su quelle che sono le regole della politica comune della pesca, che fishery policies that are going to also be renewed during the coming years, and that they also need different attention. What do you think about the role that this project could have sia sui pescatori, in the fishing industry, both regarding the fishermen and altrimenti non avrebbe assolto la sua funzione principale.
met. Allora, questo progetto, come tanti altri, so sempre nell'ambito di Italia-Croazia o progetti ad ampio a livello di bacino del Mediterraneo, in cui io ho partecipato, non come project manager, not as a project manager, but danno with delle informazioni kinds of della scienza o dei modelli solidi, no? Come diceva il mio collega e amico Igor, noi dobbiamo poter dare dei modelli statistici validati, ma anche in una modalità di comunicazione che sia fruibile. Non devono essere codici complicati, dobbiamo mettere a sistema delle piattaforme, degli strumenti che siano utilizzabili lungo, si dice, no, la parola stakeholder, i portatori di interesse. Se facciamo qualcosa che è un grafico bellissimo, oppure diciamo la mia vera natura di ricercatrice è la genetica, quindi parlerei di genetica commission per ore, ma non vi posso fornire dei grafici degli alberi filogenetici, devo fornire uno strumento che sia operativo, ma che non vuol dire semplicistico, vuol dire studiato per fornire un'informazione che sia utilizzabile, ma deve essere però basato sulla migliore scienza possibile, no? Credo che la Common Fisher Policy usi proprio, no, questa dicitura. E quello che possiamo dire di tutti questi progetti, considerando dalla genetica, allo stock assessment, all'economia e quant'altro, a livello gestionale le risorse del Mar Adriatico sono condivise e le possiamo quindi gestire meglio e gestire per più tempo, cioè dare una sostenibilità a lungo termine, se capiamo che deve essere una gestione condivisa, delle azioni condivise, che tengano conto dell'unicità del bacino. È un bacino, diciamo, chiuso, no? Le sardine che peschiamo in Adriatico dal lato italiano sono le stesse che vanno dal lato croato, solo alcune specie magari molto sedentarie, non so, le vongole, no? Alcuni bivalvi possiamo dire siano risorse più locali, ma tutto quello che abbiamo studiato generalmente è parliamo di un'unica unità biologica nell'Adriatico, e quindi quando un'unità biologica viene sfruttata è detta stock, è un unico stock e dobbiamo prendere delle misure adeguate alle diverse fishery, alle diverse marinerie, ai diversi sistemi economici, ma che le valutino come un unico stock. Grazie, le cose importanti che credo questi progetti mirano a realizzare, ovvero il fatto che il mare Adriatico non deve essere più visto come un confine. Per troppi anni, per troppi decenni, nel recente passato abbiamo visto l'Adriatico come un confine. Oggi finalmente sappiamo che l'Adriatico invece è un ponte veramente fra due realtà che devono cominciare a lavorare assieme se vogliono riuscire a preservare questa importante risorsa ittica. E quindi la pesca, se vogliamo che alcuni che non venga meno e possa avere un futuro, è assolutamente necessario che ci sia proprio questa forte collaborazione tra i pescatori in primo luogo, oltre che le amministrazioni pubbliche, perché le amministrazioni pubbliche possono solamente cercare di facilitare certi ruoli, ma in realtà quello che è veramente importante è che si crei una coscienza tra chi opera nel mare per poter collaborare assieme. E quindi questo nuovo termine di confine impariamo a leggerlo come confine, non un fine basta, ma un confine come vuole la parola stessa, ovvero dove due realtà si incontrano e due realtà si dividono. E questo credo sia un po' il nuovo messaggio che tutti questi progetti Italia-Croazia ci stanno dando, quindi dobbiamo anche veramente ringraziare Interreg, il programma Interreg su questo argomento. Prima direi però che sulla filiera
abbiamo well, regarding the fishing industry, we have prima, said before that it is necessary and important a ragionare su quali sono to consider le possibilità which are anche la scienza dell'alimentazione the possibilities da, a questa, that are given a questi, by a questi prodotti the food e che supply può and aiutare la filiera what can help a mantenere the fishing una qualità industry maggiore. To keep ne parliamo quality. Con Pietro Roccoli. We're going to be speaking with Pietro Roccoli. Roccoli, okay. È un cognome un po' difficile. It's kind of a difficult surname for me to remember. Pietro Roccoli, I'm sorry. So Pietro Roccoli from Bologna, the University of Bologna. He works Cesena, in food science in the University of Bologna, in the city of Cesena. He's a researcher. It is a very important una ricerca role. And this research nulla, come spesso alle volte nell'immaginario collettivo si immagina, perché is, la ricerca very di Ferrara because, ha una forte collaborazione Ferrara sbaglio, con strong cooperation with some trasformazione fishing che hanno that pensato have to do di fare una trasformazione non basata solamente sui vecchi metodi tradizionali della conservazione, ma hanno pensato proprio di rivolgersi alla scienza per poter avere un aiuto a creare dei prodotti che possono dare una risposta più a lungo termine e più sicura al consumatore. Grazie, grazie tanto. Pietro. Anche per questa possibilità appunto, di dire un po' il nostro punto di vista. Ringrazio anche Alessia che è stata e tuttora e sarà, come ha detto lei, una coordinatrice illuminata. Niente, voglio contestualizzare un po' quello che facciamo noi. Noi siamo di un dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari, specificatamente il nostro gruppo di ricerca, in collaborazione ovviamente anche con altre entità su Cesena, si occupa di trasformazione. E per far questo stiamo investendo anche con il supporto della regione attraverso la creazione del CIRAG agroalimentare in una serie di tecnologie che secondo noi è essenziale, cioè degli impianti filota, dei piccoli impianti che ci permettono quindi di riprodurre i processi su scala industriale, ma in piccola scala, per poter capire il comportamento degli alimenti giocando con piccole quantità, estremizzando anche i parametri di processo. Questo è estremamente importante, non è ovviamente niente di nuovo, anche a livello nazionale, se pensiamo alla stazione sperimentale delle conserve. No? Però questi piccoli impianti possono riprodurre processi convenzionali, come non so, la suggerazione, l'essiccamento eccetera, ma anche ovviamente testare processi emergenti o innovativi, quali le alte pressioni, i campi elettrici pulsati o l'applicazione di gas plasma freddo, insomma tutta una serie di nuove tecnologie che sono con differente livello di maturità tecnologica già applicate in centri di ricerca, in centri pre-industriali, diciamo, ma anche in industrie alimentari. Detto questo, io sono nato a Cesena, I was born in Cesena, quindi sono romagnolo, so I am from the region, and da romagnolo course, amo molto il mare, quindi sono sempre andato in riviera fin da giovane e ovviamente ho anche un po' di esperienze pescatorie, ovviamente a livello abbastanza amatoriale. Quello che però, questa mia esperienza è il fatto di aver conosciuto imprenditori illuminati proprio a Cesenatico, mi ha fatto in qualche modo arrabbiare su certe cose. Faccio un esempio. Abbiamo degli sprechi di prodotti cosiddetti negletti o di pesce invenduto nei mercati appunto della Romagna che sono impensabili. Perché spesso la stagionalità non corrisponde con la stagione turistica. Se pensiamo ad esempio alle canocchie o altre specie attualmente presenti in grandi quantità nei nostri mari. E quello che manca per fare in modo che questa stagionalità, questa fluttuazione fisiologica di un pescato selvatico, ovviamente, è appunto processare e quindi dare un respiro di shelf life ai prodotti che sia compatibile poi con le esigenze del mercato. Da mesi a
5, 6, 8, 10 mesi ti permettono comunque di garantire appunto di ottenere prodotti che hanno un mercato e un prezzo anche giusto perché appunto assorbiti soprattutto durante la stagione turistica. E guardate che, e lo dico a malincuore, secondo me il settore appunto dei prodotti ittici pescati soprattutto è un settore che è indietro di 30 anni rispetto a altri settori come quello dell'ortofrutta, ad esempio, o di altri prodotti di origine animale dove abbiamo già esempi virtuosissimi di trasformazioni anche non termiche già applicate da alcuni anni anche in Italia, anche in Emilia Romagna. Tuttavia per il prodotto ittico bisogna partire dalle basi, dalla surgelazione. Ad esempio, o dalla spolpatura, dalla sfilettatura, quindi dall'aumento del contenuto in servizio di questi pesci che adesso vengono, di questi prodotti, scusate, che adesso vengono sprecati. E effettivamente con qualche produttore industriale particolarmente illuminato, quello che stiamo facendo insieme, ognuno ci mette la sua esperienza e le sue competenze, siamo un'università, noi siamo al di sopra della conoscenza invece sul campo, e stiamo mettendo a punto questo tipo di strategia. E sono prodotti interessantissimi, semilavorati, polpe per fare sughi, filetti, per fare pasta ripiena, ma prodotti già pronti per la distribuzione Horeca, ad esempio, e sono già commercializzati. E quindi questo è sicuramente un approccio interessantissimo. All'interno di Pricefish abbiamo sviluppato insieme ai colleghi croati altrettanto consapevoli e sensibili verso queste problematiche, tre prodotti che sono esemplificativi, tre prototipi proprio con l'utilizzo di specie neglette e l'applicazione di tecnologie emergenti o comunque non termiche. Finisco denunciando in qualche modo che non è possibile che dove da una parte sprechiamo i prodotti ittici pescati al mercato perché vanno invenduti a 50 centesimi al chilo, nello stesso tempo nelle nostre scuole con le nostre scuole materne i nostri figli si nutrono di halibut, pangasio o altre specie che arrivano dall'estero. Questo è proprio un paradosso che parlando di sostenibilità non dobbiamo mai dimenticare. Spesso si sente dire quando vai al ristorante oppure anche nell'immaginario collettivo che il pesce congelato è un pesce che non ha le stesse qualità di un pesce fresco. Quanto corrisponde al vero e quanto la scienza può riuscire in questi a mantenere quelle qualità organolettiche? È veramente vero che really è meglio evitare i pesci congelati? Allora, presupponendo che appunto l'esempio delle nostre messe scolastiche dove utilizzano pesce surgelato che our schools, proviene dall'estero, in verità smentisce in qualche modo. Allora adesso mi trasformo in docente, praticamente il congelato è un prodotto alimentare dove la maggior parte dell'acqua è allo stato solido, quindi è allo stato congelato, mentre invece un surgelato è una categoria del congelato dove la maggior parte dell'acqua è allo stato solido ma la temperatura al cuore del prodotto raggiunge i meno 18 nel più breve tempo possibile, poi la leggibilità si è un po' adattata ovviamente considerando che la dimensione del prodotto. Quindi un surgelato è un prodotto congelato bene, congelato in poco tempo con abbattitore, con sistemi criogenici estremamente potenti, quindi con la produzione di cristalli di ghiaccio molto piccoli sia dentro che fuori le cellule che evitano la rottura dei tessuti. Quando lo scongeliamo non troviamo l'acqua nel piatto. Assolutamente, praticamente non si disidrata. Esatto, perché i cristalli grossi rompono il tessuto che poi quando in fase di scongelamento perde appunto del percolato. Qual è l'unica categoria di prodotti ittici che mi verrebbe da dire che è meglio congelare male? I cefalopodi, che necessitano di essere destrutturati o meccanicamente sullo scoglio, nella zangola, la seppia o il polipo che prendiamo se è congelato. Esatto, cioè poi ovviamente ci sono tante altre discussioni. Esatto, con rese ovviamente inferiori, purtroppo. E questo è l'industria. Torniamo dopo, magari che anche una presentazione. Ok, we have a presentation about that later. Maybe we're going. Panorama della filiera, prego. So, con Alberto. Il
panorama della filiera credo non, non possa prescindere da un nuovo approccio anche alla qui a Sirosi questa mattina, fra l'altro, c'è un'importante riunione Alberto should have been here with us today to explain what it is that the Institute in Brindisi is doing and also what it is that he feels about this approach. Because in Italy and in Croatia, in Croatia, del mondo della pesca non si è un po' persa la trasmissione da padre in figlio del mestiere. We have lost the transmission from parents to children and in many places in Italy lavoratori del mare che provengono da altre we have fishermen who come from other nations and from other parts of the Mediterranean or even from Latin America. E quindi credo che invece mantenere un legame forte so tra la popolazione keeping a strong locale union e between il proprio the mare local population and their own sea is something fundamental, is something that we shouldn't lose. But maybe aquaculture, in particolare people who work on aquaculture or on fisher, or fishing, certo, well, could this be designed? È importante anche perché nella nostra scuola abbiamo cercato utilizzando Price, infatti ringrazio Alessia che ci ha invitato a questo grosso progetto perché like, i ragazzi all'inizio non capivano bene cosa dovevano fare. Poi abbiamo fatto i primi mesi di rodaggio project, adesso at the beginning our students didn't actually understand what they were supposed to do. Cosa abbiamo capito, per now Giorgio, perfect, che è perfectly giusto working and the perfect contract. So we realized it's good to focus on sustainability and on the old works from the abbiamo lavorato i primi mesi ragionando con i ragazzi e sentendo anche le loro proposte and anche della filiera with our students what on faccio what un esempio were, pratico what una richiesta è stata ma perché non insegnate ai ragazzi a mandare le reti che non lo fa più nessuno they, we, we e gli insegnate a gestire le reti fix the nets, io il professor example, that Pietro Scarpa che è un esperto di questo that, abbiamo fatto and proprio questo nasce insieme a loro Scarpa, reti insieme a loro e stamattina that, lo stanno been portando that, and this morning, our students are showing that with the workshop so pride ship for our school represented a link between the two professional institutes and the technical one and with this project zero, we focused on the project we called from the sea to the table zero centimeters so basically we were fishing with the net catching fish and the chefs were cooking that directly and immediately so we had a very short supply chain and Prestige was a very important tool for us representing a real link which was missing so our students understood the importance of that. They spent some afternoons as well, which is not that usual in school, but a positive trend. So it took several months at the beginning to get into this project, but then we realized how important it was, and now we are involving some further institutes as well, and other fishermen. So that the bluefish, for example, is not actually considered a good product for many people, and we developed a project with the chef, so we invited some fishermen in our institute in order to focus on the communication tool as well, and we developed 30 recipes based on the bluefish, so focusing on some specific project, and the chefs from the fourth class, for example, worked on that project. So thank you once again to Pricefish because of the results we have been able to achieve in our school. I think this is very important because we shouldn't forget that this project has been very important for the Institute Remo Brindisi from Porto Garibaldi, and not only because of their point of reference, but because it is a pilot project. So that's why it's very important. So meaning that what you have been doing so far in your school is successful and it can be replicated also by other schools and institutes. So that's what Alessia was saying earlier. The project shouldn't finish. Let me now leave the floor once again to Alessia.
ovviamente in questo progetto, of course, within this project, we focused on the real potential in order to develop good practices. The Remo Brindisi School is a unique experience with a very high added value, and that's very important for us. It was very important for us to rely on this experience. Yesterday, I already presented the Prize Fish project, so I won't repeat it now, but we focused on some operational approaches on the fishing activity. So this was the only school with this very high potential and production realities. So we can say now that considering that the funds from the Prize Fish project allowed us to show what is the real potential and to create and develop some good practices which have been reported with videos, manuals, and so on and so forth. So we believe that, I believe that now it's the time, and once again I leave the floor to the public institutions, it's the time, in my opinion, now to focus in a cross-cutting way on these practices. So I see that, for example, in the agricultural field, there are many young people, or well, people feeling young, as I do, that are getting closer and closer to the agricultural world. But unfortunately, we're talking about only about a niche agricultural, or just organic farming, or some specific crops, for example, talking about potato or whatever. So, and in generally speaking, the general opinion believes that the very hard work for farmers, and I can say that from my personal experience, because my grandmother used to feel ashamed because her hands were not good and nice because she was a hard worker. But now we are overcoming this approach because of the technological development and also because of the new business approach of farmers. So this is no longer a job for which people feel shall feel ashamed. There are also TV programs. It's a kind of a trend now, being a farmer. So why can't we have the same approach for fishermen as well? There are some TV shows just for fishermen on the ocean, like kind of a challenge facing how hard it is to live in the ocean or fish in the ocean, which is not actually what happens in the reality, in the everyday life of the Adriatic Sea, for example. For me, this is a very, very important topic on which we shall focus, and we shall develop furthermore this kind of approach. So why, within the sustainability context, are we still importing in our schools that are feeding the next generation, the future generation? And just thinking about the school where my son is going, and they are feeding our children with halibut, with pangasius, and why are we doing that? And again, I'm still teaching my mother as well, telling her, please not buy the pangasius fillet, because it's not a local fish. Well, for sure, the 0 kilometer, the so-called 0 kilometer, is very important. I'd like to ask now to our Croatian friends, what's the relationship between researchers and fishermen? So are fishermen likely to accept the results of your research? Are they collaborating with you? Are they likely to do that? Oppure hanno delle reticenze nei confronti, or are they kind of obstacle, an obstacle, working and behaving as an obstacle against your research? Mi radimo sa dosta ribara s kojima već radimo dugi niz godina. We are working with some fishermen, and we've been collaborating with them for many years already. Well, generally speaking, I'd say that fishermen are actually collaborating with us, and it's pretty easy to find an agreement with them. More and more we find fishermen that would like to collaborate with us because they understood that they may be involved in some projects, maybe get some funds as well through this collaboration. However, some of them are complaining
because they're saying that there are too many interviews from the institutes, from organizations, too many studies and surveys to be filled. And they ask me to fill in this form for them, maybe focusing, for example, on endangered species or other similar cases. So generally speaking, we are pretty satisfied because we are working, we have been working for years with many of them and they're not creating any kind of problem. They let us go into the boat with them fishing. We just have to respect their own role and check what they're doing, what they're fishing. So, so far, there's no major issue. Igor, are they actually complying with what you suggest them to do in order to better sustain and support their sustainability? So basically changing their fishing technique, being more careful and paying more attention to the sustainability. So are they likely to follow what you are suggesting or not? Is it just an illusion for you? Well, I'd just say that according to my experience so far with the Italian fishermen coming from Chioggia or from Trieste, so from the northern Adriatic area, but also with Croatian fishermen and breeders, I'd say that sempre questa repulsione ai consigli, anzi they are usually likely to accept our recommendations. So we shall understand that we should focus on a better dialogue and try to better convey the real communication, focusing on the real needs of these people. During the years I've been working with fishermen in Chioggia in Italy, we developed a very good relationship with them. Dico solo banalmente, let me just say that una cosa tipica del pescatore, a very typical behavior of fishermen was to throw what they wanted to waste directly into the sea, and this behavior has radically changed right now. So we have been working with them for years on several different projects in order to create a link, a bridge between research and fishermen, in order to explain all what we are doing, and on their side they are explaining us what are their real needs. So we also focus on plastics, for example, and on what they were throwing in the sea. And there's been a fisherman that told us, well, you have changed my mind. And when I'm fishing right now, when I collect plastic wasting, I'm no longer throwing that in the sea, but I'm bringing that back and then throwing that where it's supposed to be wasted. È un processo che so è stato iniziato basically e that we continuare and andare avanti shall e questo processo dell'educazione del and pescatore nel kind of training nella on the fisherman behavior is actually aimed at showing them how they should better manage their resources, because basically the sea is their company and they should understand that. There have been fishermen that actually reduced by themselves the fishing effort by finding an agreement in order not to have the price decreasing to a non-sustainable level. So they decided to stop for a while, think about it, and approach it in a smarter way. So avoiding to reduce too much price and keep acceptable price levels. So this is an example coming from Chioggia again. And I was amazed when they told me they had halved their activity with no official document, with just a simple agreement among themselves. So all the years we've been investing working with them,
anche il pescatore è stato sensibilizzato providing clear results because fishermen are now more aware of the situation of the sea. They are living that on their everyday life, and they are the first one realizing what is the real situation of the sea. So we should, let's say, create a very close relationship between institutions that, of course, have a macro vision of the situation, and we should match it with the practical, real experience they are living every day in the sea when they're working in the middle of the sea. Another example, other cases where they wanted to review their fishing methods, and I saw that personally, where on a piece of paper, on a normal piece of paper, written in a very simple way, they agreed in which days each boat was supposed to go fishing and which boats were not supposed to go fishing. They all signed that piece of paper, and that became their internal document to regulate the fishing activity. So in that case, sellers couldn't have any choice but accepting that agreement. So I believe that apart from working on fishermen, we should also focus on the consumer's side, because that's the kind of an education that we should develop with every people. Because if you just push the producer, the fisherman, to comply with some specific regulations, this won't achieve any good result if you don't bring these values throughout the entire supply chain down to the consumer. So talking about the poor fish, for example, not only the blue fish, which is considered a good fish, okay, but not with a very high value, but I'm thinking about some other kinds of fish which are very tasty, which are very good, because in my experience I spent more than 300 days in the sea, and I learned by fishermen how to recognize and exploit the best possible way every kind of fish. So this is the know-how that we shall communicate and share with the consumer in order to teach them how to explain this resource, because instead of throwing away and wasting this fish, it can be exploited as a food, because once you are catching it, you have it on your boat, you can then exploit it as a food resource, not wasting it, avoiding to waste it. Yes, you've been very clear, and this is a very important remark, because we shall focus on the market as well. Today, we shall start focusing and thinking about the Adriatic market. I see that today in Croatia, you have lower prices in comparison with the Italian prices, as far as fish is concerned. And I don't think this is positive, because we shouldn't compete in terms of fish price. I believe that Croatian fishermen have the same rights to earn money as Italians or Albanian fishermen have. And I really believe we should focus on this aspect, because I see that today there are very poor and low prices in Croatia, again, with comparison with the Italian market. And this is not good, because we should all have the same market, because consumers coming in Croatia for sure are very often consumers coming from Northern Europe, so they're more likely to pay something more, for example, and prices in restaurants are not that different in Croatia in comparison with Italian restaurants, while the raw material prices are very different. So there is something weird with respect to this aspect. Molto d'accordo con te su I questo. Totally agree with bisogna you. Appunto lavorare we should work cioè sul prodotto adriatico, on the Adriatic product in order to make it recognizable and make it different from what we are actually importing, from different points of view, because on one side we should focus on the real, on the culture, on the local culture. When we're buying a product, a local product from the Adriatic Sea, we are actually buying what is the heritage, the culture of the fishing activity itself.
garantiamo we often repeat that. And we also guarantee a very good quality of the product to the consumer. So we are talking about a product for which we perfectly know the origins and guaranteeing anche un'immagine, food safety as well, and an image, a brand behind that. Sia la traceabilità. That's why traceability plays a key role, come per esempio abbiamo visto nella, nel progetto Price Fish, as we saw with the Price Fish project, the labels, the RFM label is very important, but also the traceability of the seafood fish product, because this value shall be conveyed throughout all the supply chain from the producer to the consumer, to the end user. And in my opinion, we should also work in order to improve what the transparent approach of the seafood supply chain, because the consumer, but also all the intermediate stages that are present in this context, shall actually be able to recognize the features of the product they are buying and then they will be eating. Per me, tipo, questa è stata anche una passione, è uno spunto. Personally speaking, this was a very important and passionate work, and with my colleagues a few years ago, we decided to focus on a new approach, a new idea, trying to put together all these aspects, so traceability, certifications, services for fisheries as well. And in that way, we decided to develop a little business that we presented a few years ago to the Mistral project. And I'm pleased to say that we won that project, because our idea had a huge potential, and I was really amazed, actually, to be honest, and also the other stakeholders of the fishing field, the fishing sector, actually recognized the value of this project. So this may be the direction towards which we should go. And we should try to put together all these aspects, because traceability not only guarantees the knowledge and the know-how and the origins of the future of the product, sorry, but it also provides higher transparency. Immagina che il valore aggiunto alla marineria e al prodotto può the essere added value for the product, per esempio, se tutta la marineria adotta can be guaranteed la, if la, the entire certo supply chain complies della, with a specific standard, lo standard della pesca o della tracciabilità, either in terms of fishing methods or a traceability. So Chioggia or Ancona or Ravenna, they can state they have been complying with a responsible fishery fishing activity, and they adopted this standard, and of course this means relying on a very high value for them, and thanks to this traceability we can create a positive image. So then again we are creating a further added value for our Adriatic product, which will no longer be mixed and confused with other products. So this is something we should work on over the time. And something very important is that the tourism potential now plays a key role. Tanti turisti. Now, let's imagine there are many tourists coming and they're looking for buying local fish, for example, maybe fish with hook or a particular specific fish. So it's very hard for someone coming from outside knowing where they can buy the fish and where they can find the fishermen. So by integrating all a series of services all together and providing the that to tourists, we can promote what is the local fish. So in Croatia, we have very small-scale fishing activities, and local products can then be sold at a higher price. So
we are kind of getting back to what was 100 years ago, so basically increasing the value of these fish and the islands, for example, little islands, will become a further opportunity. So we are now increasing the value not only for the product, but for the territory as well. So there are so many tools that can be implemented in order to improve local situations as well. So basically developing the economy. Pensiamo anche ai ristoranti. Furthermore, don't forget the restaurants. Immagino come te, come a me piace mangiare un pesce I like, I love eating good food, fish, and I would like to make sure that when I go to the restaurant, I would like to eat local fish, like squills, for example, or local crabs, or Adriatic anchovies, and not coming from other parts of the world. So let's imagine how it could be if restaurants relied on traceability as a tool for promotion of local products. So they identify themselves as a fish restaurant dealing with local. Fish. So they identify through label or with specific information stated on the menu, and they provide information to the consumer telling him where this fish comes from. So again, it creates and develops further information and education of the consumer. That in that case get used to know that he's no longer only eating a cattlefish, but he's eating a cattlefish coming from Goro or from Venice or other kinds of fish coming from very specific local regions. So they perfectly know how it works, and that's a huge potential to be exploited, because this should be created a collaboration, and this is a process. We shouldn't stop, we should keep on working on those directions. Well, food and history, food and tradition. This is a long path. More and more we have been talking about storytelling and talking about typical products, typical dishes and recipes. So this storytelling for sure will enrich and could enrich this willingness to know the territory from where the product are coming. We often talk about poor fish. We often hear people talking about poor fish. Well, personally, I don't believe there is a poor fish and a rich fish, but I think, Pietro, you can tell us something more about that, because you have been focusing on this topic. Because when you talk about poor fish, you talk about fish which is not very well appreciated on the large scale distribution. So talking about fish that actually, when talking about the real lovers of fish seafood products, do you think there is the opportunity to make il pesce povero esiste, ma secondo me esiste più per limiti come si dice in gergo, di contenuto in servizi. Il consumatore, teniamo conto che l'Italia non è il maggior consumatore di benzine orate, soprattutto allevate, ovviamente, perché non è che ce ne siano poi così tante di selvatiche. Mentre invece tutta una serie di altre specie estremamente buone da un punto di vista sensoriale, ma anche nutrizionale, non sono così valorizzate. So, le cosiddette specie neglette. Qual è la causa? Adesso io non sono uno scienziato dei consumatori, no? But what is the cause then? Well, I'm not an expert or scientist or an economist, but I would rather say that the fact of relying on some specific fish like squills or other kinds of fish like red mouth
mallet, ritroso all'acquisto perché sono spinosi, perché bisogna lavorare, perché non c'è più l'utente. Riprendo un esempio digitale, visto che siamo, come ha fatto adesso, pensiamo alla quarta gamma di frutta o di verdura, che ha avuto un'esplosione spaventosa negli anni Ottanta, ha raggiunto un impatto di mercato, soprattutto l'insalata, la frutta è rimasta un po' di nicchia, però effettivamente ha permesso un aumento dei consumi importante, ha permesso una valorizzazione del prezzo importante, and an infatti in conti di quanto costa un chilo di insalata di quarta gamma e potresti avere delle sorprese interessanti. Perché non fare lo stesso con queste specie cosiddette neclette o pesce povero, cioè quindi produrre delle polpe, dei semilavorati, senza spine, magari surgelati, finendo il discorso del surgelato, il surgelato è un prodotto dove non avviene il sviluppo microbico durante la conservazione. La sua fine della shelf life o il suo TMC, no? Come dicono i nostri colleghi che lavorano sui surgelati vegetali della regione, senza fare nomi di aziende, il TMC di un surgelato è dovuto a fenomeni di altro tipo, quindi non c'è una perdita di sicurezza del prodotto, sostanzialmente o c'è un'ossidazione nel caso di pesci grassi, quindi un irrancidimento, o c'è un'ossidazione delle proteine nel caso di pesci magri, con una perdita di consistenza. Quindi poter valorizzare un prodotto negletto, producendo una polpa, un filetto, quindi senza spine, formulando un misoprodotto, un hamburger o una meatball, che sia refrigerata, ma che sia anche e soprattutto surgelata e abbia questo respiro, secondo me, è un modo per far conoscere le materie prime che poi una volta conosciute con questo contenuto in servizio, secondo me, non verrebbero mai più abbandonate. Quindi non ci vuole niente di, dal punto di vista tecnologico, niente di estremamente complicato, ma ci vuole un po' di volontà e ovviamente ci vuole anche un'assistenza progettuale da parte delle istituzioni. Visto che siete qua. So, since you are here, I would like to involve you in this project as well. Prestige and all the Interreg projects are not advanced research projects, but they are just projects that focus on what is already present. Richness of the Adriatic Sea relies on all the knowledges that we have on the sea, on all its resources, and on the territory as well. So basically, we have the fuel, but we need the sparkling that starts the engine. So all these virtuous examples already exist. The Institute Remo Brindisi, other productive companies that are producing ready-to-eat deep frozen products. So now the next step, the next challenge will be to introduce them within the system. Qui ricollegandoci al discorso di Alessia, perché non fare dei centri di trasformazione che lavorano quello che va in venduto a livello di mercato, producendo polpe, meatball, ovviamente la forma amministrativa e politica, so producing pulp or other però da un punto di vista dell'idea questo sarebbe so in terms of idea, I think this is very, very important. Abbiamo con noi il l'avvocato well, we have Romano, here with us the lawyer responsabile who is the responsible for the pesca, hunting and fishing activities and aquaculture fishing. And Vittorio, I would like to ask you how useful could be this project and how far the regional institutions, like the region Emilia Romagna, but also other institutions can take advantage ad affrontare la sfida from del that futuro, and anche face the future challenges also for the use of the funds that we have available. So I'm thinking about all the funds dedicated to the fisheries and also other European or national funds that can be used in this field. Well, these projects, of course, play an important and fundamental role. Of course, we are focusing on something which is already there, but this means also basically getting the best out of what is available, so focusing on good practices and then through these good practices being able to
focus on those good practices in order to spread them. So how can we do that? Well, basically sharing information and training and involving people. So these are three key aspects. The first point is to inform people about what you're doing, because if you don't inform people about what the institutions or the fishermen are doing during and within this project, well, this innovation won't be developed furthermore, because it would be impossible to give the right value to that. That innovation, of course, this project aims at focusing on the relationship between tradition and innovation. Small-scale coastal fishing activities are an example of that, because today there are just a series of jobs that are risking to disappear. So how can we stress that? Well, of course, thanks to this project. How can we do that? Well, giving more value to the product, to the value, creating regulations that guarantee the quality of the product, the origin, sustainability of the fishing method, and creating as well a training process for young people, so conveying the knowledge about this job and the possibilities that this sea and maritime job will offer, the possibility to carry out an activity which is no longer just a traditional one, but an activity which is actually focused on the knowledge evolution, which should be correctly addressed, ma farlo con attività nuove, integrate, introducing and involving new activities, which should be diversified, because it's important to diversify the fishermen activity. Fishing and aquaculture alone in the future won't guarantee an acceptable income to the fishermen if attraverso la valorizzazione del not prodotto, through la the value of the product itself, and also the consumer shall be involved in this process in order to be able to appreciate the product. Also the so-called poor fish, which is not actually poor, very often this fish guarantees organoleptic features and the taste, which is better than the most commercial kind of fish. So how can you do that? How can we do that? Well, we need to innovate the product. So the fish, which can hardly be sold because maybe it's not very well known or very well appreciated, it should be stressed and promoted through information to the consumer, through the involvement of the consumer as well with activities and through the relationship with cookers, associations or cooking schools as well, in order to raise the awareness about this product and the real value of the product itself. So on the long term, we should create and raise the awareness that about the fact that this product is a very good product with a very high added value, and it should be developed over the time also in that way. Very often some products are not liked because of some of the features they have. So the opportunity we have here is to process the fish. So focusing just on the fillet or producing burgers or pulps and so on. So on the medium long term, through the involvement of all the stakeholders, so institutions, private sector and consumers as well, we can review and renew the market through a responsible use of the product that otherwise will be wasted. E con un grande spreco, perché si tratta, and that's a real waste. A questo servono, so that's why we need the institutions. And this kind of project
che poi può essere ulteriormente sviluppata e implementata grazie alle risorse di fondi come il FEAMP o come il FEAMP a venire. We shall rely on the available funds like the FEAMP, for example, the FEAMP funds, which are community and European funds that allow us to fund and to finance the attività di trasformazione del prodotto, meglio ancora se finalizzate a capitalizzare progetti come questo. And the development of the product. Perfetto, through grazie. This kind of project. Io guarda, puoi passare il microfono Roberto, perché io qual è il ruolo? Quale ruolo può giocare una scuola nell'ambito proprio anche rispetto al consumatore, regarding the consumers, regarding the diffusione the concept of the consumer, del consumatore al prodotto ittico. E un'altra cosa, è possibile secondo te creare un network, creare una rete? Is it possible to create a network of schools in the Adriatic that can handle what Remo Brindisi does, and if it doesn't exist, and if it's possible to do it? And do you believe it would be also possible to have some common lines? Thinking about that? Yes, yes, very clear. Certamente la scuola è un ruolo fondamentale. The role of the school parte tutto da lì. Fundamental. Everything starts from there. I ragazzi cosa hanno fatto, soprattutto quelli del tecnico quest'anno, hanno creato delle applicazioni per creare una communication con il pescatore, communication with the fisherman. Siamo stati sul porto canale sia Marina Ravenna sia Porto Garibaldi e hanno recepito le informazioni. And they have and fishermen have understood the information. Con i ragazzi abbiamo fatto l'intervista, quindi la scuola parte tutto da lì. Esiste una rete di scuole network of schools for ma deve essere implementata e ampliata. It has to be implemented perché, and it has to be expanded. Come dicevi tu, è fondamentale il discorso di network, ma anche di buone prassi. And it is important to have network, and it's also important to have good practices. So ecosustainability, the methods for fishing, and as a biologist, di tecnica di pesca, I would say that we need to speak more about fishing techniques that are ecosustainable, ecological and sustainable. Those are the most important things. I've done an experiment with the kids on how to create specific networks to create greater selectivity with the catch. And it's because what they have cooked was a very high quality product. Centimeter zero. This is a classic example. Thank you. Thank you very much. And I think that this is precisely the road to take. I can see Dr. Mecconi here among our audience. And if somebody would like to intervene, I can see Valentina here, for instance, who has been following the project for the ministry in Croatia, as well as others who are on how are connected. Virtually, would you like to intervene? Just please raise your hands and you can ask via Zoom, where we have this chat. Uriano Mecconi from ASAM Agency, che si occupa di pesca, di agricoltura. E volevo un po' il suo parere agriculture, su questo, fishing, su questa and I would possibilità like to know what is it that you della think crescita dei, of, dei pescatori, della sensibilità dei pescatori e della sensibilità dei consumatori. Perché fra le varie cose because so che, among the many things, la regione Marche, I know that the region of Marche, di cui Mecconi è stato anche dipendente, where he has oh, his work, had from the regional agency. From the regional agency. I wanted to. It's a beautiful project that took fish to school. And it was a really interesting thing done in cooperation with the fishermen, right? So this did give ottimi some risultati. Results. Yes. Allora, fantastic results. Buongiorno a tutti. Okay, hello. Sono arrivato everybody. Tardi, ho ascoltato I came here late. I vostri interventi sono tutti validi. Un po' confusi per la verità, perché il tema è veramente importante. I temi because, sono well, tanti, sono tutti importanti. The subjects are so many, ognuno ha dato un approccio, so sono d'accordo con tutti voi, però vorrei provare a tirare
qualche filo di questo, diciamo, di questo discorso. So, secondo me, I believe. Poi vengo a Papa Fisci perché mi hai chiamato, mi hai coinvolto, mi hai ricordato Papa Fisci. You've reminded me of Papa Fisci. It's a project that I would like to talk about. La cosa che ho notato, che l'abbiamo detto un pochino tutti, serve ormai un marchio adriatico. We need an Adriatic brand. We spoke about certification, traceability, di marchi commerciali, di marchi collettivi. Commercial brands. Naturalmente ormai brands. L'Adriatico è un mare unico dove pescano diverse flotte, dove è necessario che il pesce circola, che ci sia, diciamo, un to circulate and to get a one and unique brand for the Adriatic so that we can distinguish the fish that comes from here then from all the rest of the fish. And then when you go to get the fish at the market, you need to understand that there's fish from the Adriatic and other kinds of fish as well. Ho sentito parlare di buone pratiche da Igor. Have you heard about Igor, speaking of good practices? And this piani is di very important. Locali, the management plans, be them national or local, are very important. Ed è anche questo molto importante, perché il pescatore è un pescatore, è un soggetto well, che va a catturare, a differenza del, diciamo, del coltivatore, dell'agricoltore che coltiva, e quindi catturare con delle regole so è essenziale, e quando le regole nascono dal basso e si mettono d'accordo e poi si puniscono tra di loro perché non rispettano le regole, è fondamentale a livello educativo, per cui i piani di gestione sono fondamentali. Il piano di gestione significa che un gruppo unito di pescatori riesce ad avere in mano una situazione e governarla meglio. So in this manner, the situations can be better. Educare il consumatore è necessario, è importante, importantissimo. Il consumatore deve sapere, deve conoscere, deve essere informato, deve essere lui colui che va consapevolmente a scegliere un prodotto, ma lo dobbiamo ben informare. E come? Noi, dico noi per dire le istituzioni, abbiamo la fortuna di avere, diciamo, dei fondi europei che non sono poi così, diciamo, tutto è limitato, ma i fondi ci sono, ne pesca i soldi di anni. In qualche modo, negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, la Comunità Europea ha messo a disposizione diversi per i progetti transnazionali, per i vari, diciamo, SFOP, PIC Pesca, FEAM, FEP, FEAM, FEAMPA, eccetera. I soldi ci sono. L'importante è orientarli bene, correctly, che, diciamo, dove utilizzarli al meglio. Come? Per esempio, l'esperienza fatta nelle Marche una decina d'anni fa nel creare i villaggi della piccola, forse anche un po' di più, i villaggi della piccola pesca, sono stati, fu all'epoca una bella intuizione, perché i piccoli pescatori si organizzavano al meglio con dei banchetti che avevano il loro pescato, ma senza una grande pretesa. Abbiamo organizzato, diciamo, dei casottini sulle spiagge e ogni comune ce n'ha tre o quattro punti dove dalla barchetta portano il pescato, gli attrezzi, ma tutto molto bene organizzato, ma anche a livello igienico e sanitario. E poi a poco a poco questi villaggi della piccola pesca sono diventati dei centri attrattivi dove si sa che si può acquistare un po' di pesce, si può in alcuni casi si cucina il pesce, e quindi sono diventati dei luoghi dove si, non solo ti acquisti il pesce, non solo dove, diciamo, dimorano i pescatori della piccola pesca, ma dove si diffonde una cultura marinara. Quindi il villaggio della piccola pesca è stata una bella cosa, e mi pare in altri progetti, in altri smart fish, questo concetto è stato poi, diciamo, in qualche modo rafforzato. Poi venendo poi all'ultimo argomento, quello della scuola. La scuola da sempre ha avuto e avrà, me lo auguro, un ruolo importante, perché la formazione dei più piccoli è fondamentale, la formazione anche nell'approccio all'alimentazione, nell'approccio al cibo, non sprecare cibo, di mangiare cibo buono, di saper riconoscere il cibo, la spazzatura, eccetera, eccetera. Il progetto che abbiamo
project that we have done a few years ago. It was a project of about 15 years ago, and it was very well known in Italy. There were hundreds of schools that used this project and gave a great boost to ed è questa. Allora, tramite questo il progetto, se non ricordo male, vedeva le scuole Via il pangasio dalle scuole. Let's not give any more the striped catfish or that which comes from aquaculture, rich with antibiotics, which is of course not good for the health of children. Why don't we introduce local fish? Let's make kids prefer bluefish, all of the different kind of fish that are typical from our area. Why not clams? Mussels. Why don't we introduce that? And what does the school do? Well, the school does well. I have a budget of, I don't know, 10 euros per meal with the striped catfish. That's 2 euros, but I don't know, with a different kind of fish, it's going to be 4. So I cannot use that most expensive fish. But we're not going to introduce this kind of fish to school, but also we're going to siamo arrivati anche alle medie, quindi le elementari e medie, al from the elementary pesce, in middle school to understand that fish is good, maybe they can then see the market, show them the fishermen, tell the fishermen to come teach at school, show that to the cook, the chef at school, and everything had to do with incentivation of awareness to consumption of fresh abituare i bambini a questo e praticamente non c'era famiglia dove non aveva ricevuto una brochure piccolina di pappafiche, perché i bambini tornano a casa e raccontano che hanno avuto questa esperienza di pappafiche, è arrivato un pescatore a parlare di pappafiche, le cuoche hanno fatto corsi di formazione per cucinare questo pesce, come se non lo stessero cucinare, ma comunque abbiamo creato anche questa grande attenzione intorno a questo progetto, eccetera eccetera. Project. Il progetto è andato sulle cronache all'Expo nel 2015 ricevette un plauso da parte della loro ministro dell'agricoltura. Tutto sembrava an award from the Ministry of Agriculture, and it was all looked as if things were going great. Mio, but why dolore, then perché poi questo l'incentivo a c'è stato per 4-5 anni. This was an incentive ma for 5 years, but once we decided tagliare in parte l'incentivo, cioè il pubblico non si può sostituire al privato. This, the public cannot replace a private. Cioè non è che qualcosa può essere incentivata a vita. Il ruolo del pubblico è quello di far conoscere
The role of the public in creare le condizioni, di favorire, eccetera, eccetera, ma poi di fatto quando un progetto è buono dovrebbe camminare con le proprie gambe. Good, it should continue moving forward. But when somebody removed the money from this project, then the school got back to buying striped catfish. In questo c'è proprio la misura del fatto che non è possibile lavorare così. Cioè il pubblico deve facilitare, deve aiutare, ma poi di fatto se un settore non cresce, but then if a sector doesn't grow. Adesso, per carità, di Papa Fici ti parla ancora e probabilmente questo progetto verrà ripreso, anzi mi auguro pure, sarei contento really like if this project could return also because of how much I love Emilia Romagna and Piero Giorgio. E sì, anche nelle scuole dell'Emilia Romagna un progetto del simile, perché veramente ha avuto un grande eco, un grande... Poi naturalmente non tutto è fallito, perché quei ragazzini che sono cresciuti tutta la vita, e questo è importante. Children grew up and they remember that. That's something they've learned. I'm sorry if I've been a little bit, if I've explained too much, but I think that starting from schools, educating, showing, sensitizing people, institutions, the schools, I think this is a very important aspect. So the principles of Fish are all very valid and they should be and they should return. I believe. Thank you very much for your intervention. Dentro Pride Fish, quindi Papa Fish anche lui non è morto. Papa Fish hasn't died. It's still very valid. And also what you're saying, again, we have some virtuous realities. For instance, in the school in Cesenatico, I think they do this, they have in the system this initiative. And the ones who are, I've been told that there are people who have raised their hands and they have questions. Maybe we can hear them. Sì, probabilmente ci vuole però but probably we would need an intermediary between the school and the fisherman, someone who can do burgers, fillet, someone who can reduce the price with per rendere come a Cesenatico sta succedendo and do the processing as it's happening in Cesenatico. That is true, that is true. Verissimo. Absolutely. Ma una volta che si studia una via, un once progetto, we understand qualcosa che funziona, the project, a way to move forward, something that works, i famosi soldi and per we, once we have the money to incentivate this poi, idea, after that, le aziende the si companies will get nelle scuole organized, detto, because when we said soltanto questi schools, pesci, well, questi you pesci just need, we can give this, se voi volete continuare a dare le soio, il pangasio, we can just give this kind of fish, just this and not other kind of naturalmente sono del mercato, quali sono state le conseguenze? I pesci hanno aumentato un pochino di prezzo perché c'era maggior richiesta, il lanzardo chi lo mangiava, invece quando detto nelle scuole una volta a settimana ti dà questo, ti dà l'altro, questo o l'altro, eccetera, quelle specie più dimenticate hanno avuto un aumento di prezzo. I pescatori locali hanno quindi avuto un piccolo vantaggio, quindi ecco Papa Fish, l'educazione alimentare, diciamo piccolo sviluppo anche locale se vogliamo, perché ha favorito soprattutto i pescatori che pescavano questi tipi di prodotti. L'industria della trasformazione, ma soprattutto i piccoli trasformatori, si sono attrezzati per cercare di fornire alle scuole questo prodotto, perché poi vanno alle scuole i cassetti di pesce, allora magari qualcuno ha detto così facciamo le polpette, facciamo questo, facciamo l'altro, e poi direi un'ultima cosa che molti di papà si sarebbero osservata, ma c'è anche diciamo anche l'aspetto ambientale, perché molto spesso il mercato, il consumatore si va a puntare solo le 7, 8, 10 specie più importanti, dimentica tutte quante le altre, il mare non può essere trattato così, nel mare ci sono tante specie, quindi non posso soltanto esistere il merluzzo, la sodiola, lo scavo, ci sono tante altre pesce, no, ci sono tante altre specie. And they all need to be eaten. E quindi con un progetto come questo with che a project aiuta like anche this, la, diciamo, we also help, ecology, marine biology, the environment, consumare meglio so that we can consume importare un po' products in a better way, to import a little bit less, CO2, to have less carbon dioxide emissions, and then improve local development. Scuole, so starting from schools and from a project tanti, like that,
we were going into many different aspects and all very positive. I really hope that from chi ci sta ascoltando, our listeners in the creation part, this project understood as a principle that are within this project can be reconsidered and given value to, because if we start back from schools, that is where we need to educate, start from the smaller kids, institutions, education. And a project like PapaFish can involve many, many stakeholders and everyone who's around us. Thank you. We have Matijasevic from remote, connected from remote, and I would like to invite him to share with us his opinion. And it's important to see how OP like Omega 3 has been working and how you're able to convince Croatian kids to eat fish and how many young Croatian people are eating fish actually. So please leave you the floor. Čujete li me sad? Dobro. Ecco qua, ti sentiamo finalmente. Puoi parlare? Dobro. Ovako, ja vas sve lijepo pozdravljam. Samo sekundu. Sve vas lijepo pozdravljam i volio bi samo reći da jako zanimljiva tema. I just would like to say that this topic is very interesting in my opinion because it goes što se tiče into the heart of the problem of the fishery and the fishing industry as far as catches are concerned and also a series of different aspects. So we're talking about those fishermen that actually have their own VAT number, they have their own little company, they are a small producer or producer association or fishermen association, and we're not talking about aquaculture, actually. These producers and fishermen are actually facing an obstacle on their way, that is the family tradition as far as fishing is concerned. This is a problem which is not only involving the Croatian industry, but generally speaking, it can be applied to Italy as well. And there is a huge difference because children do no longer want to do the same job their fathers were doing. They want to do something else. They no longer want to be fishermen. They maybe left their country, they moved away. And this is an issue, this is a problem. Who is fishing? Who will be fishing in the problem future, u pogonima if nije problem ljudske radne snage. Pogon se uvijek može automatizirati, radna snaga se the može prilagoditi. Uvijek ćemo trebati tehnologe i to su neke druge there is the need for technology, we will need training, and this is the problem, this is an issue, but who will be fishing in the future? Well, in my opinion, this is an issue, and we shall think about that for the future. How can we involve young people not only to eat food, but also to do this job in the future? So have these young people focusing on this kind of experience, training them, it can be interesting, the psychological side as well, there are a series of factors to be considered. This is not an easy job, this is not a job which not even it is not even presented to kids at school. It's considered as a low job, very challenging, very difficult with European restrictions. But these are all aspects that can be managed, in my opinion, and that can be presented in a different way in order to explain how fundamental it is for the Adriatic Sea that fisheries shall survive and how important fishery is for our
our food and how important this job is for our society. Fish is one of the most healthy products that you can find on the market, and this shouldn't be difficult to be done. So I believe we should start tackling the problem of the lack of workforce in the fishing industry in order to understand how to attract young people, or at least part of them, and make sure that at least part of them will keep on working in this field. Prerada ribe nije problem. Bilo kakva prerada u prehrambenoj industriji nije problem. Problem su sirovine. Again, food processing is, fish processing is not an issue. No kind of processing is an issue in 2021. The problem is where to find the raw material. So I already said, I totally agree with what my colleagues already said, and many of my colleagues that were present in that room. As for certifications for users and for consumers, in my opinion, we should find a new fund in order to be able to educate consumers and make sure they actually understand the peculiarities of this kind of food. At least in the southern European area and in the Balkans area, unfortunately, this kind of information is not shared in the right way to the consumer. If we consider the Northern and Central Europe, these certifications are immediately recognizable. And this is, in my opinion, something we shouldn't forget. And we shouldn't even forget that share of the market, in my opinion. So we should find the funds in order to train and educate the consumers, in order to explain them how fundamental the sustainable fishing is. And if we succeed in doing that, I'm sure that consumers will be likely to be involved. Because this will increase and improve the certification value. Otherwise, it's not worth investing in achieving this certification if the end user doesn't actually understand the real value of that certification. So, being able to present them in a way to stress the real value of this certification. I've been following the debate throughout the entire morning. You have been talking about market aspects. You've been talking about the private field as well. Someone has been talking about the fact that the public cannot replace the private, and that's the point, in my opinion. There are these two aspects to be considered. Spinto. I just would like to answer. Sì, mi voglio congratulare. I just would like to congratulate with Mattiakovic because he actually found out what was the core of the problem. It's important to educate the consumer. We cannot work alone. We should make sure that the consumer shall become the core of the process because they should be aware of the fact that local fish has a more higher added value. So it's fundamental to work on the consumer. Providing more value to the product, passing through the consumer, and these are two fundamental stages because if we want to make sure new generations will still keep on working in the fishery, this is the real issue. Well, all the farther stages, processing, selling, and so on, is something coming later, but now we need to make sure that young people will keep on doing this
considerazione le faccio a me stesso e a tutti voi. 40 anni, 50 anni fa in agricoltura, l'agricoltura ha vissuto lo stesso problema. Cioè la gente andava via, i giovani non rimanevano nel settore agricolo perché c'era anche una forma di vergogna a fare il contadino, a lavorare la terra. Nel nord Europa già non era più così. In Olanda si coltivavano tutti i pani, gli agricoltori olandesi erano anche laureati. In Italia assolutamente no, si preferiva il lavoro in banca o il lavoro in ufficio pur di non lavorare, non fare l'agricoltore o il contadino che ora la mentalità è cambiata per l'agricoltura. Molti giovani negli ultimi 10-15 anni hanno investito su prodotti nuovi, su nuovi processi di lavorazione, insomma l'agricoltura dà reddito alle nuove generazioni, i giovani sono entrati nel campo dell'agricoltura. Non è così per la pesca. La pesca ancora, il lavoro del pescatore viene percepito come un lavoro molto duro, molto difficile, si guadagna poco. Tra l'altro anche in media molto spesso hanno colpevolizzato il pescatore come un predatore, come un soggetto comune, ma un'attività in qualche modo da non prendere come esempio. E invece no, dobbiamo valorizzare il lavoro del pescatore. Dobbiamo sensibilizzare i giovani a intraprendere questo tipo di lavoro, ma dobbiamo anche creargli delle condizioni di reddito. Condizioni di reddito come le creiamo? Facendo in modo che il prodotto locale, il prodotto possa avere un valore superiore che remunera il lavoro dei pescatori. Altrimenti se un giovane dice vorrei fare il pescatore, ma quanto guadagno? 800 euro al mese, non faccio il pescatore, vado a fare un altro lavoro. Quindi bisognerebbe creare le condizioni. E questa è la grande sfida che secondo me le istituzioni che utilizzano le risorse pubbliche devono assolutamente percorrere, perché si deve cominciare nelle scuole con promozione a tutto non so come, ma bisogna farlo. Grazie, credo che il messaggio sia molto chiaro. Stamattina l'abbiamo anche lanciato this rete di navigazione professionale in Adriatico affinché anche la pesca entri negli istituti professionali. Dovrebbe esserci in linea Valentina Andrić connected from the croato dell'agricoltura Ministry for Agriculture Zara, working in Zara, e credo abbia veramente un'immigrazione, Valentina, can you hear us? Noi riusciamo a metterci in contatto con Valentina. Valentina, il microfono Valentina chiuso. Still has her microphone off. Valentina. Valentina non ci sente. Se abbiamo anche una richiesta di intervento del dottor Antonio Di Natale. Prego, Antonio Di Natale. Salve, buongiorno, mi sentite? Antonio Di Natale connected. I would like to add something. Responsabile della. Prego, prego, dottor. Sì, buongiorno. Buongiorno. Si presenta anche, a noi ci fa piacere così. Good morning. Sì. Just a couple of words, introduce yourself, tell us who you are. Io sono un biologo marino, di vecchia scuola. Mi sono occupato e mi occupo da sempre della pesca, comprese le pesche artigianali, ma anche dell'educazione del consumatore e dei sistemi per mantenere integra la cultura della pesca mediterranea. Culture. Gli interventi che avete fatto life prima per me sono estremamente importanti. What you said before is really important for me.
sono degli interventi che hanno colpito trasversalmente tutti i vari problemi you have talked about di cui si sta all parlando. The different in problems effetti, that we have to quello face. Che è l'intervento nel settore della pesca per tentare di recuperare sia il consumo delle specie, sia mercati che varie altre attività, compresa quella del pescatore stesso, sono degli interventi prevalentemente di tipo culturale. Cultural interventions. I vecchi pescatori e i vecchi consumatori erano in grado di utilizzare tutte le risorse del mare con le varie stagioni, sapevano anche come cucinarle. And they knew questo è uno dei cook. Problemi più grandi che ci siamo trovati ad affrontare. Con l'acquario di Genova abbiamo iniziato già dal 1982 una serie di attività proprio per tentare di cambiare la situazione attuale. L'abbiamo fatto anche con le associazioni nazionali di pesca, l'abbiamo fatto con i ristoratori, l'abbiamo fatto con colleghi di altri paesi. E devo dire che è un lavoro veramente difficile. Un lavoro veramente difficile dove i risultati si vedono pian piano, perché dobbiamo considerare che nel frattempo si è persa la cultura alimentare in gran parte delle famiglie italiane. La cultura alimentare tradizionale, intendo, cioè quella dove si utilizzavano tutte le varie specie di pesce, dove chi andava al mercato era in grado di comprare la specie più conveniente, più saporita, più di stagione. E questo favoriva anche l'attività del pescatore, perché così poteva mettere sul mercato tutte le specie che riusciva a catturare. Lui stesso non si comportava in modo molto diverso, soprattutto i piccoli pescatori artigianali e costieri. Non si comportavano in modo molto diverso dagli agricoltori. Seguivano le stagioni, seguivano l'abbondanza, sapevano quando non prendere una specie per consentirne la riproduzione. C'erano tutta una serie di strategie adottate dai pescatori che erano importantissime per una gestione più sostenibile delle risorse, anche se all'epoca la sostenibilità non era ancora una parola così di moda. Il fatto che ci si sia concentrati negli anni su poche specie ha comportato un cambio gigantesco anche nell'attività dei pescatori, ma soprattutto ha provocato la perdita di una conoscenza alimentare e di capacità di utilizzazione delle specie all'interno delle tante famiglie italiane e non solo italiane. E recuperare questa cultura, a mio avviso, è estremamente necessario, partendo da quelli che sono degli attivatori di cultura. Sono i ragazzi, culture activators, let's call them come avete and these cultural activators are the teenagers, as you have il ragazzo previously è colui said, che poi provoca questo tipo di cambio anche all'interno delle famiglie. Un ragazzo che chiede un certo pesce significa che poi provoca uno stimolo nei genitori, anche se magari i genitori non sanno ancora cucinare quel pesce, per tentare fish, di saperne di più. E questo yet. Poi a cascata ricade sul mercato, ricade sui pescatori che si troveranno delle possibilità, delle opportunità di mercato un po' più ampie. Questo potrebbe favorire anche il reinserimento di addetti nel settore della piccola pesca costiera. È un fatto estremamente importante perché noi in questo momento abbiamo la necessità di differenziare quanto più è possibile lo sforzo sulle specie di pesca in mare. E per farlo abbiamo necessità assoluta di far sì che la gente sappia come utilizzare quelle specie. Non è un fatto semplicissimo, non si fa in un giorno, servono anni. Tutti i progetti di cui avete parlato sono progetti importantissimi, perché seminano. Il seminare in questo caso significa anche aspettare che lentamente ciò che è stato seminato cresca. Significa un recupero di cultura. È qualcosa a cui occorre pensare. Ed è per questo che tante di queste campagne implicano anche la distribuzione di ricette sui pesci che si suggeriscono, implicano la diffusione di nelle varie stagioni si possono trovare specie diverse, è opportuno chiedere quelle specie, agevolando anche il lavoro del pescatore. È un lavoro veramente complesso, un lavoro complesso che richiede attenzione da parte delle autorità
coloro che gestiscono il settore della pesca, attenzione da parte delle associazioni dei pescatori, ma anche attenzione da parte delle associazioni dei consumatori, soprattutto un'attenzione formidabile da parte del pubblico. Per questo occorre utilizzare anche strategie di marketing ben studiate. Non sono cose semplici, però tutti i vari progetti fatti finora, compresi quelli che voi avete elencato, compreso questo, vanno in questo senso. Lo sviluppo di marchi è un fatto altrettanto importante, però sappiamo bene, perlomeno io lo so benissimo perché sto dietro ad un marchio con requisiti estremamente elevati da 2006, so benissimo che anche questo in Italia, ma non solo in Italia, in genere nel Mediterraneo, non è un fatto semplicissimo, perché una buona certificazione richiede dei costi che non sono necessariamente elevati, però che poi devono chiaramente ricadere sul prezzo finale al consumatore. Il consumatore può decidere di pagare un po' di più, non deve essere una grande differenza naturalmente, un prodotto soltanto se sa cosa ci sia dietro quel marchio, se sa veramente che cosa significa, se è disposto a farlo per aiutare il sistema. Per aiutare il mare, per aiutare i pescatori, per aiutare il mercato. Quindi sono un insieme di consapevolezze che occorre sviluppare. E per questo occorre tempo, occorre tantissimo lavoro. Personalmente io sono molto molto grato a tutti coloro che lavorano in questo settore, anche per promuovere marchi, per promuovere consapevolezza, per promuovere soprattutto la cultura nei giovani, che poi loro sì che possono fomentare tutto questo insieme di attività. Per quel che posso sono a disposizione. Grazie. Thank you very much. Grazie professore, grazie di essere stata la nostra guest star, perché le avete portato tematiche molto importanti dall'altra parte dell'Italia, dal Tirreno, ma che sono sicuramente tematiche che coinvolgono anche tutto l'Adriatico. Grazie ancora. Diciamo il contributo di Antonio Di Natale, scusate, me lo fa chiamare Tony, ma important. Antonio Di Natale non viene solo dal Tirreno, ma credo che sia forse l'unico degli esperti del sistema marino, perché la sua esperienza va proprio dalla biologia di base a ambiti applicativi, senza tralasciare anche la... diciamo la squisitezza culinaria non solo del mare Mediterraneo, ma credo che proprio ideas, una delle uniche persone che possa dire di conoscere fishes, tutti gli oceani del mondo queste valutazioni lui le ha applicate trasversalmente. Professore, verremo a trovarlo all'acquario di Genova. We're welcoming to you at the aquarium in Genova. Da Zara, ciao. Meanwhile, Valentina from Zara. Spero che tu stia bene, che tutto vada bene. Volevo coinvolgerti prima proprio sul ragionamento fra i ragazzi e il rapporto fra i ragazzi e la pesca nella Dalmazia e capire quanto sia importante il lavoro che anche il Ministero ha in serbo e sta preparando per poter far sì che, dicevamo prima, la Croazia è stata interessate in questi ultimi anni da molti fenomeno di immigrazione dei giovani verso altri paesi. Vorremmo che invece almeno i pescatori rimanessero nelle isole, nella costa della Dalmazia, a non dismettere questo mestiere, a riuscire a tramandarlo ai propri figli più che a dismetterlo. Dici, prego Valentina. I give you the floor. Hvala lijepo, pozdrav svima. Nažalost, imala sam malo poteškoća sa internetom, pa mi je jedan dio
ove dosta je o zadnje kada ste raspravljali upravo o radnoj snazi. Nastavila bi se na to da je to zapravo gorući problem trenutno u Hrvatskoj, ne samo po pitanju ribarstva, nego i drugih djelatnosti. Kao što ste i sami rekli, veliki broj mladih ljudi odlazi iz Hrvatske, jer su veliki broj radnih mjesta ograničenje, a ona radna mjesta za koje su potrebne određene kvalifikacije nema dovoljno. Znači, desila nam se situacija da je stjecem okolnosti kao mediteranska polska zemlja, Hrvatska se orijentirala dosta prema turizmu i upravo usred ove situacije sa COVID-om se to pokazalo kao lošim smjerom i zapravo je cijela strategija i buduće strategije se okreću prema dostupnosti hrane, prvenstveno za vlastito tržište i naravno onda i okretanju prema izvozu. Da bi se mlade ljudi preživjelo u tom smjeru, potrebno je stvoriti uvjete da njima ta zanimanja budu atraktivna, stabilna i da oni na taj način mogu brinuti o svojoj obitelji, što znači da moraju biti prvenstveno rentabilni. Evo, jučer smo imali priliku čuti od ravnatelja Izora, gospodina Neda, kako je vrlo jednostavno objasnio situaciju u ribarstvu što se tiče sitne plave ribe prvenstveno, gdje imamo ograničene resurse i možemo izlovljavati do određene količine, a ribarima zapravo nije stvar u količinama koje se love, nego im je bitno da pokriju sa iznosima sa dobiti koju ostvare one svoje troškove koje imaju, počevši od očuvanja svojih brodova, znači opremanja brodova, svojih fiksnih troškova, plaća radnika koje moraju isplatiti, do svih onih troškova koje su ukupno vrlo visoki prvenstveno kada govorimo o plivaričarskom ribolovu, a jedan od velikih troškova u tom smislu su upravo radna mjesta, odnosno plaće, gdje na jednoj plivarici, primjerice, morate imati 9 zaposlenih osoba i morate njihove troškove moći podmiriti od onog iznosa koji dobijete za ribu koju ste uspjeli prodati. I smisao je bio i ulaska i same organizacije proizvođača Omega u ovaj projekt da se podigne vrijednost onoga što sami ribari u konačnici dobivaju, što je moguće kroz bolju kvalitetu i ribari koji su udruženi u ovu organizaciju proizvođača su vrlo zainteresirani da veliki dio svojih ulova daju na taj način na tržište i da se njihova kvaliteta iskrcaju podigne kako bi kvaliteta krajnjeg proizvoda bila odlična. Koliko će vremena biti potrebno da se to ostvari, to ćemo vidjeti, jer naravno da tržište ne može reagirati preko noći, ali je činjenica da će se radna snaga kao takva morati i po drugim pitanjima rješavati. I vi ste spomenuli da u Italiji je sve veći broj radnika u ribarstvu, znači ne prenosi se više sa oca na sina, kao što je to bila tradicija i što je prvenstveno kada se kaže da je na taj način se prenosila tradicija, se misli na pasivne alate i na small scale fisheries kao takav. To ima smisla za ona mjesta i ona priobalna naselja i otočna naselja gdje se onda te tradicije prenose i gdje je ostalo mladih ljudi. Nije jednostavno i po tom pitanju je situacija vrlo složena, jer nije lako zadržati mlade ljude niti na otocima, niti u manjim mjestima gdje je cijela infrastruktura zapravo treba biti postavljena da bi oni nastavili svoj život tamo. Tu već dolazimo do situacije da moramo razmišljati o tome da li imamo dovoljno i vrtića i škola i srednjih škola da bi se ti mladi ljudi tamo zadržali. Znači, nije ribarstvo samo za sebe izvan cijelog konteksta, nego se moramo, kada govorimo o očuvanju i mladih ljudi i radne snage, razmišljati u širem kontekstu i stvarati uvjete za kvalitetan život općenito u tim manjim mjestima. Evo, to je ono što bih ja nekako rekla, da je velika razlika između sektora unutar samog ribarstva, kada govorimo o različitim vrstama ribolova. Plivaričari imaju jednu svoju priču, svoje izazove s kojima se bore. Kočarski ribolov ima specifičnosti
one thing, and trawling is a different thing with other features and other characteristics. Small-scale fishing is the objective of many European strategies, and it has other problems, other challenges to face. So every kind of fishing activity has its own feature and its own characteristics. So we have to consider fishing activity as a whole also. Then we also have to consider pelagic fish, breeding, but also are important. We have European investment for za konzerve i za druge vrste prerade. Tako da evo, ja bih rekla da ministarstvo u tom smislu razmišlja na više razina i u skladu sa zajedničkom politikom Europske unije i budućim strategijama kojima se planira od očuvanja resursa do 2030. godine i smanjenje ovih utjecaja na okoliš i očuvanja bioresursa i cijelog jednog velikog onog paketa gdje se razmišlja o očuvanju i oceana i mora, trebamo se prilagođavati i samo kroz ovakve inovativna rješenja kao što je primjer u Krajsviša, gdje ćemo kroz dodavanje novih vrijednosti i uvođenjem novih tehnologija omogućiti ribarima da sa ovim ulovima koje sada imaju ostvare prihode od kojih mogu živjeti, to sve skupa onda ima smisla. Evo, ja se nadam da sam u skladu sa ovim što ste do sada rekli i da ako nešto još mislite, ne možemo još dodatno i prokomentirati. From the fishing activities so that young people decide to stay to work in the fishing activity. Grazie Valentina, thank you, Valentina. Credo sia veramente importante quello che hai really sottolineato e che hai detto, perché è veramente un po' il succo, il nocciolo di questo nostro lavoro che abbiamo fatto con Pricefish. Cercare di far sì sempre di più che i pescatori adriatici capiscano di essere parte di un'unica comunità. Ecco, io ne lancio una. Abbiamo parlato di scuole, di formazione, eccetera. Probabilmente sarebbe opportuno che queste scuole di formazione, che se non ci sono, le creiamo. L'esempio, ripeto, della scuola Remo Brindisi di Porto Garibaldi può essere una buona pratica da copiare anche in altre parti dell'Adriatico, sia dell'Italia che della Croazia. E credo che, ad esempio, l'insegnamento dell'italiano nelle scuole in Croazia, in Croazia, nelle scuole italiane, quasi come Croatian language, ma in Italian school, it could be interesting, it's never done, but in this case, in this sector, it would be really important, because it's important for fishermen to be able to talk among themselves. Alle future generazioni gli diamo questo concetto di essere parte di un unico mare, anche se di etnie diverse, they have to have this notion that they are part of a whole fra loro, anche dal punto di vista della parola, per lo scambio delle opinioni, per lo scambio delle buone prassi, come si dice oggi, in modo tale che questa comunità della pesca dell'Adriatico torni ad essere una comunità unica, torni ad essere, perché nel passato lo è stato. Lo ricordo sempre che c'era questa comunità adriatica. Deve tornare ad essere così importante, perché questa, attraverso l'identità con il mare che ci unisce, sicuramente abbiamo delle ottime prospettive per poter mantenere i nostri giovani a questo mestiere e forse, chi lo sa, come auspicava prima Alessia, fare anche un reality show in cui for young people to stay in this activity. So it's a sort of we can create a reality on TV, like Let's Marry a Fisherman. That's a joke, of course, but just to say that fishermen, fishing activity must be seen as an important job, a job that has an essential role. Scusi, come
Igor, Igor was saying this morning, I'm Igor, sorry, I'm a bit tired, this is why I made come i pescatori siano le sentinelle. He said this morning that non dobbiamo mai dimenticarci questo, of the sea, and we la Repubblica never have to forget this. The Republic of Venice in the past, nella laguna di Venezia, when they had to carry out varie categorie economiche, activities in the lagoon, asked to different categories, but the first category per fare dei lavori in laguna era la categoria dei pescatori, perché riteneva la laguna della Repubblica di Venezia che i pescatori fossero veramente quelli che avevano e portavano con sé l'antico sapere del mare, l'antico rapporto che l'uomo doveva avere col mare e come il mare potesse essere in qualche modo mitigato o condotto senza creare dei danni man and sea, alle opere dell'uomo. To work in the sea without any damage to the environment and to the sea. We can work and carry out activities in the sea only if we know what the sea is, only if we are aware of the environment we are working in. Fishermen know what they can do and what they can't do. So we have to retrieve all this traditional experience. Probabilmente si è cercato di far reddito e basta all'interno so delle attività di pesca oggi. Credo che la scusa potesse essere cambiata. Un po' l'abbiamo aiutata anche con questi progetti. E sono convinto che i pescatori del domani possono essere uomini sempre più e donne sempre più consapevoli del rapporto fra uomo e mare e del rapporto di sostenibilità che ci deve essere in questo rilievo. Do per in chiusura la parola a Alessia Cariani, che ricorda dell'Università di Bologna, Project Manager of Bologna, del progetto Project Manager of the Price Research Project. È già attivo? E più che una chiusura, faccio un po' il bastian contrario, io lancio tante cose di apertura. Allora, going to una conclude. Se mi permettete like un po' volutamente provocatoria, basterebbe che noi italiani imparassimo l'inglese, perché i croati lo sanno benissimo. Tutte le volte che andiamo là, sverniciano con un inglese davvero perfetto, ma anche in questo le abitudini quotidiane contano molto, la loro televisione non è doppiata, la nostra sì. Are important because they have English TV programs. Altre due tematiche. Uno dei pescatori sentinelle del mare, The fact that fishermen diciamo per la pesca, ma proprio ci sono tanti altri progetti che non sono stati menzionati qua, magari fanno parte più di progetti di sviluppo tecnologico proprio sensoristica. Siamo nell'epoca dei big data, no? Dell'internet of things e tante altre cose che usiamo magari nella nostra realtà. Io non ho ancora imparato, ma sarei quasi capace di far partire la mia caldaia dal telefonino. Magari molti di voi lo sanno già fare. C'è un grosso, non è neanche più un potenziale. È un po' come le nostre buone pratiche, è già stato messo a sistema, adesso va allargato di trasformare in pescherezza le navi oceanografiche, perché con lo sviluppo di tecnologie è possibile utilizzare pescherezzi per registrare parametri ambientali, correnti, telecamere a bordo possono fare una stima real time della biodiversità, perché con sistemi di machine learning possiamo riconoscere i pesci quando dà la parola a chi è giustamente competente in questo. E sempre, diciamo, per caratterizzare in modo inequivocabile quella che è l'unicità nella diversità del mare Adriatico, e collegandomi anche a quello che diceva il collega Miscio prima, e tutte queste certificazioni noi le possiamo anche provare. Sì, nel mare del nord sono molto più avanti, in Belgio hanno entrato nel calendario di quello del pesce che puoi comprare, da dove viene, qual è la stagione giusta. È molto semplice farlo quando hai 10 specie. Well, it's easy to do that
if you have 10 species of fish. We have much more than 10 species. Una difficoltà. So this is a richness. Perché noi tutti questi dati li abbiamo. Abbiamo anche uno strumento in più. Noi possiamo anche fare dei controlli. Se queste regole noi le vogliamo mettere in pratica, noi possiamo anche andare a fare dei controlli. Ce lo dice il DNA. Several aspects. Come possiamo risolvere i casi criminali senza voler appunto, ma possiamo avvalorare questa unicità di origine dall'Adriatico tramite il DNA. Tantissimi studi ormai fatti da entrambe le sponde, ma anche fatti da istituti non adriatici, hanno visto come al suo interno gli stock siano condivisi. Ma date le peculiarità del bacino, le popolazioni dell'Adriatico sono diverse da quelle, non so, del Mar del Levante, dell'Egeo, del Golfo del Leone, delle Baleari. Quindi noi possiamo fare una tracciabilità che non è solo cartacea. Noi la vogliamo provare, vogliamo, qualcuno ci sfida, no, sulla fiducia, sulla correttezza di questa tracciabilità. Noi abbiamo già strumenti non costosi per dire questo pesce è dell'Adriatico. Grazie, grazie. Vedo Giulio Sandalli in, può venire qui un secondo a due parole veloci su, su questo che ci ricordava adesso Alessia. Noi con Progetto Privacy abbiamo messo a punto anche un sistema di certificazione possibile adriatica che garantisca in qualche modo la sostenibilità del qual è la nostra proposta finale su questa certificazione. Giulia Sandalli è ricercatrice del CNR di Ancona e da anni, nonostante la giovane età, si occupa di ricerca nell'ambito della pesca. Grazie per la possibilità anche oggi di introdurre gli argomenti di cui ci occupiamo con il CNR nel progetto, working on with the CNR. E sia appunto noi con il work package 3 del progetto PriceFish stiamo sviluppando l'ARFM, che è uno schema di certificazione appunto per i prodotti provenienti da una pesca responsabile dell'Adriatico, e abbiamo elaborato questo programma a livello anzitutto di standard concettuali, quindi diciamo individuando un set di indicatori specifici articolati in tre pilastri: governance, ambiente, aspetti socio-economici, in base ai quali valutare le attività di pesca adriatiche. E il programma l'ho descritto nel dettaglio poi nell'intervento di ieri, cui rimando, però il nostro auspicio, ecco, in conclusione, è che questo schema, che poi cercheremo di implementare e di registrare, possa offrire alle imprese adriatiche la possibilità di una certificazione. Perché, come dicevamo appunto ieri, tante volte la piccola pesca artigianale, specie nel Mediterraneo, non riesce appunto a raggiungere anche per motivi di costo, oltre che di caratteristiche intrinseche, le certificazioni globali come MSC e Friend of the Sea. Quindi noi vogliamo appunto invece creare uno schema più adatto, uno schema di certificazione più adatto al contesto della pesca adriatica, potenzialmente replicabile anche in altri contesti del Mediterraneo, e che soprattutto sia fondato su un concetto di responsabilità della pesca, non solo dal punto di vista ambientale, ma guardando anche in un'ottica di crescita blu alla dimensione economica e sociale, che è altrettanto importante come componente della sostenibilità. Grazie, grazie per essere stata così concisa e perfetta. Grazie a voi. Ci auguriamo presto di vedere di quei pescatori che utilizzano i sistemi di pesca, la metodologia di pesca che sia rispettosa del mare da quelli che non lo utilizzano. An intervention for all those fishermen focusing on Igor, fishing techniques which are respectful. E questo mi fa piacere, so I'd like to leave the floor now to Igor. Questa conversazione che ci accendiamo a chiudere, prego. We are about to conclude this meeting. I'm pleased to say that we still have an Italian school and the high school as well, primary school and the high school as well, involved in our project.
And then the fishing activity. Linking the two costs. I'd like to say that we have very similar heritage and traditions in our costs. So also the language is very similar. Local dialects from my city are very similar to some dialects in your regions. For example, there is this exchange, which is very, very important. And it's important to train and educate the younger generations. When I was young, I remember that we used to take part in activities outside school time, and teachers and professors were involved and dedicated their time to share their knowledge with young pupils and students. So there are several different ways to teach and educate, not only within the school context, but also outside. As you have been saying, fishermen nowadays are more and more technological, as Alessia said. Their vessels, their boats now are kind of small oceanographic vessels. In the past, they used to use a rope to take measures, while now they have all a series of devices that can provide them very accurate measures. So, of course, they can rely on very modern resources, and they're innovating their vessels more and more. But considering that they are kind of floating training platforms, they should be exploited furthermore because of all the information that they can provide and that they can get. So there is still space for improvement. And of course, it's important to collect all this data and the information in order for the future to be able to make forecasts in terms of sea resources as well. Of course, it will take Perfetto, time. Grazie. Con queste parole di speranza, oh, thank con you questa... very much. So on the basis of these wishes, let me just share with you the very last remark. We have been talking about training, about a new vision, about making this work as a system in line with other systems that we can find nowadays. And filling this gap, despite the huge information and knowledge that we have, of course it's clear that there's still a gap in comparison with other production sectors like agriculture, for example. So apart from the lack of high schools, in my opinion, it's very evident and clear if we consider that there is no university course focused on that. So I'm teaching at the biology department in Ravenna, and we even tried to involve some kind of training and teaching within the context of our courses. So I think it's time to start thinking about some higher education paths or some specific training course within this field, which is part of the primary production, in a context not only of catching the fish, but also in terms of processing, marketing, and management, because we're talking about some businesses which shall become real industrial businesses without that negative approach that we all recognize for the industrial fishing. Here in this fair, there are
some examples, and yesterday, for example, we were talking with some companies that are offering and proposing a new innovative approach with investment and industrial plans, with development business plans, which can renew the activity. And of course, they will provide very good results. Ormai da oltre un secolo I agree, this is the right path to go through, and there is no fishing school and aquaculture school available. So I believe that now this may be the next step we can go through with some high schools, not only professional schools, focused on fishing and aquaculture, and this is mandatory. Because we need to invest in the aquaculture and in the fishermen. This sector should be involved furthermore, and we need to support this field with all the didactic and technological tools that we have available. So what I wanted to say in conclusion, we are now almost at the end of our project. Over the next few days and in about a couple of weeks, we will have the final conclusion event in Zara, in Croatia, for this project, and we wish this project will not finish, as Alessia said several times, and we hope this project will keep on going ahead, because we really, really focus on very important topics, and we really need to keep alive what we have been doing so far, not only for the fishing activity, but also for the processing, trading, and for the entire culture of these two coasts of the Adriatic Sea. Because the concept of fisheries and fishermen shall be assessed differently, and raising the awareness on fisheries and aquaculture as important tools and important realities in terms of production, social aspects, and economics, which can for sure contribute to create in Europe a new awareness towards the entire sector. Thank you once again. Thank you to all our friends connected with us online. Thank you. Goodbye.